Potremo proporre a tutti coloro che vorranno venire a Camuscia un modo diverso di proporre il commercio ambulante. Tante attrazioni diverse, dai prodotti tipici, le opere dell'ingegno creativo e soprattutto per gli amanti dei motori, durante l'intera giornata questa offerta in Piazza Sergardi, insomma, interessante, un modo diverso di fare attrazione per Camuscia. Prodotti dell'artigianato artistico, opere dell'ingegno creativo, florovivaistico, oltre a 50 espositori. Saranno loro i protagonisti del rinnovato appuntamento con Camuscia in Fiera. La fiera, che mancava da 2 anni, in realtà viene riorganizzata e quindi siamo molto contenti e soddisfatti. Ringraziamo per questo Confesercenti, ma ringraziamo anche gli organizzatori del Porsche Vintage, nella figura di Biagi Giuseppe, i ragazzi della Ruggine di Foiano, perché ci saranno anche appunto le auto sia Porsche la mattina che le auto d'epoca tutto il giorno. Un'iniziativa promossa ed organizzata da Confesercenti con il contributo della Banca Popolare di Cortona ed il patrocinio del Comune di Cortona e della Camera di Commercio. Il recupero dell'economia reale e la valorizzazione dell'economia reale probabilmente saranno la prossima ondata, no? Il mercato, lo scambio, l'interrelazione tra le persone in questo senso qua è una cosa da valorizzare profondamente. Su questo tema quindi la nostra banca non ha perso nemmeno un secondo nel cercare di appoggiare questa iniziativa. Sarà dunque una domenica di festa anche per le attività commerciali di Cortona, con negozi aperti e con numerose attività come degustazioni, dimostrazioni e molto altro ancora. È un momento di ripartenza per tutto il tessuto economico del nostro territorio, soprattutto di Camuscia, che è il centro più importante con 8.000 abitanti, crisi che ha interessato appunto le attività sia in sede fissa che in sede ambulante, e quindi l'amministrazione cerca di rilanciare appunto tutto il tessuto di questo grande paese che si trova ai piedi di Cortona.